L'idea era quella di fare un film, chiaramente un film iper low budget, un film no budget, e quindi di utilizzare il nonno come attore protagonista, con questa sua faccia, con questa sua maschera, e di utilizzare però la sua figura in mezzo a un mondo che in qualche modo riconosceva. Quindi abbiamo preso tutte le persone che lavoravano con noi e gli abbiamo dato dei ruoli da protagoniste, con i loro nomi e con le relazioni che c'erano all'interno del nostro gruppo. Quindi l'attore protagonista è poi il protagonista del film ed è anche un po' diciamo, il direttore casting in questo ufficio che avevamo noi. I suoi assistenti sono quelli che poi lo seguono con lui in questo viaggio. E tutti insieme seguono questo nonno con tutta una serie di rapporti che sono gli stessi che c'erano nella realtà. Quindi in qualche modo il film è nato utilizzando la realtà e inventandosi qualcosa che poteva essere sensato e quindi di questo anziano che deve in qualche modo, prima di morire, deve regalare una sua... come dire, un suo tesoro a questo gruppo di giovani che hanno 60 anni in meno di lui.